oggi rispetto alle solite partite per mia scelta, esclusivamente mia scelta, abbiamo fatto una rotazione molto minore giocando con di più con quelli del quintetto. In settimana, venerdì, abbiamo affrontato con la squadra la problematica dell'approccio e dell'intensità della panchina ed è giusto che in certi momenti della stagione vada così. Questo era un momento per noi molto difficile perché per la prima volta in tutta la stagione venivamo da due sconfitte di fila. Secondo punto, ma non lo dico per togliere nessun merito a Caserta, anzi faccio i miei grandissimi complimenti, eravamo un po' stanchi, dobbiamo essere oggettivi su questo, e i due quarti iniziali sono sempre stati abbastanza dominati da noi. Sul secondo quarto abbiamo subito un po' la zona di Caserta, nel secondo quarto abbiamo subito tantissimo le sponde sui pick and roll. Noi abbiamo fatto una scelta molto precisa, era quella di raddoppiare aggressivo, più che altro più che scelta tecnica, è una scelta mentale che noi avevamo fatto perché non volevamo essere solo di contenimento e aspettare che gli altri sbagliassero. Abbiamo fatto questa scelta, ma dovevamo anticipare di più le sponde dei pick and roll e non l'abbiamo fatto. E Caserta è stata bravissima con un Jeff Brooks che chiaramente ha vissuto la partita dell'ex da grandissimo campione, da grandissimo protagonista. E quindi siamo andati sotto. Nell'ultimo quarto invece, quando siamo calati, sinceramente abbiamo sbagliato delle cose troppo banali. Se penso al backdoor, all'assist a 17 secondi dalla fine di Michael James e a Joe Ragland, che non c'entrava assolutamente niente quando potevamo gestire la palla. Però è andata come io pensavo che andasse. C'è una partita molto difficile, una partita dura contro una squadra ben allenata, una squadra fatta di un mix di atletismo e di intelligenza, esperienza come sono Andrea Michelori e Marco Mordente. Marco si è preso 7 tiri liberi finali che solamente una volpe come lui poteva prendersi. L'ultimo era netto di così, gli altri due è stato veramente, non si può parlare degli arbitri, ma lui è stato veramente bravo nel prendersi, ed è chiaro che dopo quando va là è una sentenza, basta, si tocca, lui fa questo, è molto bravo, è capacissimo ed è per questo che è uno dei miei giocatori preferiti d'altronde. E quindi dopo sull'esperienza siamo andati lì punto a punto, fortunatamente l'abbiamo vinta con l'ultima rimessa, e devo dire la verità che la fortuna è stata anche quella che Caserta ha toccato il pallone nell'ultima rimessa e ci ha fatto abbassare notevolmente il passaggio. Abbiamo fatto uno screen the screener ed era abbastanza logico che se tu non la prepari difensivamente parlando, il lungo va a aiutare il tiratore perché ha troppa paura, e nel momento che aiuta il tiratore Cusina ha dovuto solo girarsi, prendere la palla e metterla dentro. L'avevamo detto al nostro passatore di aspettare lui, e quindi la palla è entrata giustamente come doveva entrare. Pensavo fosse finita, invece c'erano altri 30 centesimi. Vabbè, è andata bene, siamo stati fortunati. Noi abbiamo, dopo due sconfitte, la volontà di ritornare a giocare a buon livello, ma soprattutto dobbiamo avere la forza di cambiare questo trend che succede da 2-3 partite, che nei primi 20 minuti prende 50 punti e poi dopo nel terzo e quarto tempo difendiamo con molta più feroce intensità e agonismo. Caserta è arrivata qui con la partita studiata perfettamente, ha fatto la partita che doveva fare, è stata molto brava, ci ha messo in difficoltà con il post basso di Michelori, ci ha messo in difficoltà col pick and roll, cose tra l'altro che noi sapevamo benissimo, ci eravamo anche preparati, solamente la giornata di sabato, però ci eravamo preparati. E credo che però quando noi stavamo in campo con il quintetto, soprattutto con Cusin, con cui Andrea non riusciva a prendere nessun tipo di vantaggio, abbiamo avuto sicuramente le cose migliori. Mi spiace un pochino per
Berabi e per Rullo che non sono entrati, e per Marcello che è rimasto tutto al quarto tempo, ma era una partita che noi volevamo un po' dare un segnale. La squadra ci teneva molto dopo la partita persa di due a Ostenda. Il spogliatoio sembrava fosse un funerale, sembrava che avessimo perso di un secondo la finale di Eurolega. Quindi secondo me era giusto che in questi momenti qua si prendessero molta, molta fiducia e prendessero molta forza, soprattutto questi giocatori. L'altra cosa, parlo anche per nome del mio assistente, per me e per lui, non parlo per nome di Stefano perché aveva già mille occasioni per parlare, per me e per Max, che a me è stata una partita speciale, particolare, non ricordo di una società e di un club che ci ha dato tantissimo e di cui noi speriamo di aver dato anche noi tutto quello che potevamo avere. Anche oggi c'era qualche casertano, c'era non solo di giornalisti importanti che sono venuti in massa, molto che i tifosi. Sono molto contento che Caserta abbia trovato una situazione economica, una stabilità che gli permette di andare avanti, perché è una piazza troppo importante, una piazza che, a cui ho lasciato una parte del mio cuore, quindi credo che sia giusto così. Siamo contenti perché loro hanno giocato bene, però abbiamo vinto noi, quindi è la cosa perfetta che poteva succedere una partita del genere. Gli auguro veramente il mio in bocca al lupo e poi insomma credo che oggi si sia visto perché Marco Mordente, perché Andrea Michelossi e Andrea Michelori, poi fortunatamente l'ultimo secondo è entrato Marzaioli e ci ha fatto un bel piacere, perché l'anno scorso ci ha dato una gioia a senso inverso.